cielo è sempre più blu. Ci troviamo a Sellia Marina per questa manifestazione davvero straordinaria, abbiamo già visto qualcosa e sono con il presidente dell'associazione Officine delle Idee che è la promotrice, si fa capo a questa manifestazione. Volevo sapere qualcosa in più sulla Notte dei Desideri, perché questa manifestazione? Questa manifestazione nasce un po' con noi, nel senso che Officina delle Idee stessa nasce come riunione di un gruppo di amiche che hanno voglia di sognare insieme. Siccome era anche estate, si avvicinava la notte di San Lorenzo, il primo sogno che abbiamo voluto realizzare era quello di fare una manifestazione che coinvolgesse un po' tutti, dai bambini agli anziani, passando per i giovani ovviamente, e che permettesse un po' di sognare, se vogliamo. Sì, è quello il filo conduttore della serata, il sogno. Infatti noi abbiamo un pozzo a centro piazza che raccoglie i desideri di tutti e abbiamo una mix di discipline per lo più innovative, proprio per permettere alla gente che non vede tutti i giorni queste cose di sognare un po' guardandosi intorno, ecco. Lo spettacolo è già iniziato, abbiamo avuto modo di renderci conto di che cosa accadrà questa sera. Puoi darci un'idea dello spettacolo, di come si svolgerà la manifestazione? Sì, la manifestazione di quest'anno, che è la quinta edizione, si svolge in parte improntata sul sociale, nel senso proprio in questo momento, mentre noi siamo qui, sul palco ci sono i Dram Theater con Sergio Cherubin e stanno svolgendo un bellissimo laboratorio del battito insieme ai ragazzi diversamente abili. Poi, a parte questo, abbiamo le discipline aeree, il nuovo circo, quindi abbiamo il duo Aves, ai tessuti aerei, e abbiamo Sara Brilli, che è la campionessa italiana di pole dance. Poi abbiamo ancora la musica, con un tributo a Rino Gaetano e con un concerto in esclusiva per la Calabria di Piotta. E poi abbiamo ancora tantissime altre cose, che sono sfilate, sono artisti in piazza della fotografia e della pittura. È veramente qualcosa di grande, forse, la notte dei desideri, da fare tutte in una notte, però è il nostro desiderio. Sergio Cherubini, mi ricordo di te, ti ho visto a Italia's Got Talent. Sì. È stato allora anche un grande successo, come sei stato molto apprezzato questa sera a Sellia Marina. Sì. Le tue impressioni invece come sono state? Sono state bellissime, mi è piaciuta molto l'atmosfera, la bellezza, ma in particolare le ragazze che hanno suonato per la prima volta con me, ed è stato come se fosse uno spettacolo già pronto. Hanno provato prima veramente pochi minuti ed è stato bello, emozionante, adrenalina mille. Spiritualità, bellezza, c'era un po' di tutto, poi qua è bellissimo, per cui. Hai avuto poco tempo per organizzarti con i ragazzi? Zero tempo, è stato tutto improvvisato e questa è la parte interessante, no? Tutto improvvisato, loro hanno veramente ballato benissimo, si muovono con i nostri tamburi, è stato molto bello, mi è piaciuto molto. Poi si sentiva bene, spero che si sentiva bene, in generale. È la prima volta che fai uno spettacolo del genere in Calabria? In Calabria sì, in Italia no, perché in Italia stiamo girando l'Italia, per cui dalla Sicilia, Piemonte, Verona, piuttosto che andremo anche adesso di nuovo in Svizzera. Stiamo facendo una serie di date molto interessanti, molto belle. Solo che i ragazzi sono tutti in vacanza, però noi con Carlotta ho sostituito 10 persone, Carlotta stasera. Brava Carlotta. Carlotta, com'è lavorare con un personaggio del genere? Boh, bello, bello. Sono in mezzo a tante bellissime donne, una più bella dell'altra. Complimenti, siete straordinarie. Che cosa fate questa sera? Facciamo la danza del fuoco come prima danza e poi a seguire, dopo un po', un momento tutto folclorico, di danza folclorica egiziana, con delle tuniche, quindi che ci cambiamo d'abito, molto bello. Fate parte di una scuola di ballo? Sì, la danza di Iside si chiama, e siamo a Catanzaro Lido, è la Venice Club, a Catanzaro Lido appunto. Tu ti chiami? Anna Martino. Anna Martino, andiamo a conoscere un po' le altre ragazze, tu invece sei? Ciao, Stefania. Carla. Vediamo da questa parte. Caterina. Gisella. Caterina, ma com'è nata questa passione per questo tipo di ballo? Le movenze, diciamo la storia che c'è dietro questo ballo, che ognuno ha una, come si dice, una percezione diversa da quello che è poi in definitiva. Addirittura in alcuni paesi si pratica anche prima del parto per alleviare i dolori del parto, cosa che non tutti sanno. Dell'associazione Trampolieri dei Templari, città di Catanzaro. Di cosa si occupa questa tua associazione?
l'associazione si occupa di rievocare la storia nelle piazze portando i trampoli e non solo, facendo combattimenti a terra con le spade, con mangiafuoco, sputafuoco, combattimento con spade infuocate, i trampolieri che vanno a mimare tutte le situazioni durante questo percorso di storia che noi andiamo a porre durante la nostra esibizione. È da molto che esiste questa associazione? Dal 2007 che siamo sulle piazze di Catanzaro. Quest'anno stiamo un pochino uscendo fuori il comprensorio, siamo stati a Reggio, a Vibo, dovremmo essere a Rossano a fine agosto e speriamo Salerno a un medieval fantasy che saranno una settimana di artisti da strada e saremo pure lì quest'anno. Vediamo di conoscere un po' meglio questi signori, vorrei provare a parlare con qualcuno, abbiamo qua un cavallerizzo, ti chiami? Trapasso Federico. Trapasso Federico, allora che cosa stai mimando? Il mandi cavaliere del cavaliere. Io sono Trapasso Samuele, il trampoliere. Rotondo Simone, cavaliere Lanus. Siamo in uno dei tanti stand, in una delle tante bancarelle che ci sono in piazza. Che cosa proponiamo? Siamo un team, un'equipe multidisciplinare costituito da educatore, assistente sociale e psicologo insieme agli utenti della Salus Mentis, una clinica riabilitativa psichiatrica che è sita qui in Sellia Marina, all'interno della quale svolgiamo attività riabilitative di diverso genere. Questa sera proponiamo dei prodotti elaborati dai nostri utenti, prodotti creati manualmente. Infatti, come dicevo in precedenza, tra le attività riabilitative abbiamo anche il gruppo d'arte, all'interno del quale i ragazzi mettono in atto quelle che sono le loro capacità artistiche e vengono sfruttati le loro potenzialità residue, punta a raggiungere obiettivi quali il raggiungimento della concentrazione, dell'attenzione, della relazione e della socializzazione. Quindi all'interno di questo laboratorio la realizzazione di questi prodotti che alla vista possono sembrare semplici, banali e scontati, in realtà rappresentano un prodotto significativo e importante. Siamo con un altro ospite della serata, sono con Sara Brilli. Sara Brilli, devo averla vista da qualche parte, mi aiuti un po' a ricordare? Allora, in che senso? Come televisione oppure ok? Allora, sono una campionessa italiana di pole dance, nel 2010 campionessa italiana, l'anno scorso vice campionessa e ho fatto anche Sanremo, siamo state con altre tre ragazze nel 2011 al Festival di Sanremo a fare un'esibizione di pole dance. E questa sera come sarà la tua esibizione? Allora, ho fatto le mie acrobazie di pole dance, dove c'è l'utilizzo di questa pertica, dove danziamo e insomma è un esercizio completo di danza e sport e spero che sia stato apprezzato. Adesso mi sto riscaldando perché c'è una nuova esibizione da regalare a questo meraviglioso pubblico inaspettato, una bellissima serata. Tu vieni da? Io vengo da Roma, sono toscana e vengo da Roma, però perché abito a Roma, dove svolgo questa disciplina, lì dove insegno anche pole dance. Ragazze, posso disturbarvi un attimino? Anche voi siete personaggi conosciuti, avete già un po' di esperienza oltre che bravura. Siete, come vi chiamate, in arte? Siamo il duo Aves. E io sono Costanza e lei Elisa. Cosa farete da qui a poco? E faremo il nostro numero di tango, che è quello, diciamo, che è quello più conosciuto e siamo contenti di presentarlo questa sera qua. Devo avervi notato da qualche parte in televisione, dove? A Italia's Got Talent. Com'è stata questa esperienza? Molto
bella, sono molto bello, abbiamo portato la nostra disciplina appunto a una visione nazionale su Canale 5, è stato molto bello. Andiamo a vedere l'esibizione allora, ok, grazie, ciao.